Si è parlato tanto anche a livello nazionale del fenomeno delle baby gang a Napoli e in tutta l'area. Qual è il punto di vista del sindaco e dell'amministrazione comunale su questa problematica? Ma io ritengo che più che agire sulle misure repressive bisogna puntare su potenziare le politiche sociali. Ritengo che purtroppo questi ragazzi spesso e volentieri derivano da una situazione familiare disastrosa e che quindi dobbiamo individuare altri agenti educativi come appunto le scuole, come appunto le politiche sociali che devono intervenire per dare a questi ragazzi una prospettiva di formazione completamente diversa da quella che purtroppo non ricevono nelle proprie famiglie. Quindi in quei casi io parlerei più di ineducazione che non di ragazzi, come dire, formati male, che purtroppo è mancata un'agenzia formativa educativa come può essere appunto una famiglia, diciamo, costruita secondo le nostre regole. E questo è un territorio che fortunatamente non ha avuto i casi che si sono registrati a Napoli, ma purtroppo anche qui, se non fosse per le tante attività che le scuole, che anche per esempio i salesiani mettono in campo, molti di questi ragazzi probabilmente avrebbero dato sicuramente vita ai gesti che sono capitati in altre città.